Fenice è il nome con il quale il poeta greco Omero chiamò una popolazione che, verso il 2500 a.C., si insediò sulle coste del Mediterraneo orientale, dove oggi si trovano Libano e Israele. Il Mar Mediterraneo permise a molte civiltà di svilupparsi, offrendo l'opportunità di compiere viaggi, scambiare merci, pescare, praticare la pirateria. I Fenici non costituirono uno stato unitario, ma fondarono diverse città autonome. Le più importanti furono Biblo, Sidone e Tiro. Ogni città era protetta dal mare e dai nemici con possenti mura. Le mura erano fatte con enormi blocchi di pietra messi uno sull'altro, senza cemento per tenerli uniti. Fenicia non era un unico regno e non aveva un solo capo, come in Egitto. Ogni città si governava da sola, era una città-stato. A capo di ogni città c'era un re. Egli era aiutato e controllato dal Consiglio dei Notabili, un gruppo composto da ricchi mercanti. I Fenici, che disponevano solo di una striscia stretta di terra fertile lungo la costa per sostenersi, non potevano che guardare verso il mare per sperare in uno sviluppo. I Fenici erano ben forniti di foreste di magnifici cedri e utilizzando questo legno costruirono barche abbastanza potenti per affrontare il Mar Mediterraneo. Le loro barche erano dotate sia di vele sia di uomini che remavano. Con queste barche viaggiarono verso ovest, colonizzando nuove terre. Vi erano infatti tre rotte per navigare a ovest. A nord, costeggiando la Turchia, la Grecia, Corfù, il tacco dell'Italia, lo stretto di Messina, la costa italiana fino all'Elba, poi l'attraversata per raggiungere le isole e la costa continentale. La rotta verso sud seguiva la costa del Nord Africa, sempre rimanendo a vista della terraferma, dove di notte si fermavano. Molti dei porti odierni distavano per i Fenici un giorno di navigazione dal successivo. La terza rotta, verso ovest, venne usata in seguito da marinai più esperti e con strumenti più sofisticati. Questa rotta prevedeva una navigazione in alto mare verso ovest senza terra a vista. I Fenici erano dei mercanti pacifici, interessati a incrementare i loro commerci e a fondare nuove colonie, a Cipro, a Rodi e nelle isole dell'Egeo. Spingendosi ancora più lontano, fondarono Tarros e Nora in Sardegna, molte colonie in Spagna, fino allo stretto di Gibilterra e la città che sarebbe divenuta la capitale di tutte le colonie, Cartagine, nell'odierna Tunisia, che si trovava esattamente al centro del